Buongiorno, di tutti buongiorno, sono Wendy. Ho rotto tutta la notte perché fuori piove. Non so se sentite il rumore. Non riprendiamo la mamma perché si è appena svegliata. E adesso andiamo a fare colazione. Colazione con gallettine di mais e la mia marmellata preferita di Fichi. Ok, finalmente posso darvi anche il buongiorno. Come sempre apro le finestre e sta piovendo come non so cosa. Cioè, l'ultimo vlog che ho fatto stava nevicando. Poi, ieri pomeriggio, diciamo che dopo la nevicata ha fatto più o meno freddo. Ieri pomeriggio, che era venerdì, un sole spaccava le pietre, un caldo che non vi dico. E oggi, disastro. Cioè, ma fatemi capire. Stabilità, un pochino, giusto per capire come vestirsi quando si esce. Però non potete notare quanta acqua c'è, ma è davvero tantissima. A parte quando gabbaia non ci farete caso, però adesso devo lavarmi i capelli. In realtà non sono in quello stato super putridoso, però comunque preferisco lavarli così. Sto tranquilla, anche perché dopo devo mettermi all'opera. Oggi è una di quelle giornate super produttive, visto che per tutta la settimana, appunto, col fatto dell'ospedale e tutto, che tra l'altro è andato benissimo, grazie per avermelo chiesto, me l'avete chiesto in tantissime su Instagram, anche sotto al video appunto dove ve ne parlavo. Quindi ricovero e tutte le analisi sono andate bene. La ripresa è stata immediata, logicamente. Mi è rimasto soltanto il buchetto della biopsia, ma c'è un cerotto e basta. Potrei anche togliercelo, ce lo tengo così, giusto per. Guardate che carino il cerottino. E quindi appunto devo tornare un po' in carreggiata a fare qualche video. In realtà volevo fare un video di make-up, quindi ho detto mi lavo i capelli, poi così inizio, perché se prima giro il video e poi dopo mi devo lavare i capelli, visto che oggi pomeriggio devo uscire, non ha senso, rimango truccata e ciao. Facciamo questa cosa che odio, non potete capire quanto odio lavarmi i capelli. Ok, ho fatto anche la piastra, così mi sono portata avanti, ho detto ma sì, vai, facciamo tutto. Solo che qua mi viene sempre così, Madonna, perché? Cioè, qui ho la vertigine, come si chiama? Ogni volta mi viene così. Quindi adesso metto a posto il bagno dal casino e poi comincio a prendere le cose per fare il video. Devo registrare il video mi trucco come Kylie Jenner. In realtà lei fa sempre questo trucco così. Quindi non dovrebbe essere too much complicated, but onde evitare. Iniziamo il prima possibile. Ho finito di registrare i video per oggi. Ne ho registrati due. Quindi sono stata super super brava. Tra cui il trucco ispirato a Kylie. Questo risultato in realtà penso lo terrò poi per tutto il giorno. Anche le ciglia finte, sì. E adesso stavo modificando la copertina. Così ce l'ho già pronta per lunedì. I capelli si sono un po' gonfiati, ma devo dire che nonostante l'umidità, non sono ancora uscita, ma comunque è umido lo stesso, sono rimasti abbastanza decenti. In più ho pranzato, il tempo è volato così, infatti sono già le 3:30 e tra un po' devo uscire perché alle 4, come vi avevo detto, devo vedermi con le mie amichette e non ve le farò vedere perché mi hanno già detto non cominciare a vloggare. E io tipo, ok, va bene. Comunque, poi tanto stasera si va a magnà di nuovo perché andiamo con degli amici a cena al sushi, al wok. È un ristorante giapponese, però c'è il buffet anche no limits, quindi insomma, se magna. A pranzo invece ho mangiato, contate, una cosa che era rimasta ieri sera, tipo chili con la carne e basta. Quindi adesso vado a fare la merendina con le mie amichette. Tra l'altro devo anche vestirmi, però non sono sicura di cosa mettermi perché comunque pioveva, come vi ho fatto vedere stamattina. Adesso è riuscito, guardate, un barlume di sole così dal nulla. Quindi va là capisco tempo, io non lo capirò mai. Suppongo faccia comunque freschetto, quindi vediamo come vestirci. Tra l'altro stavo leggendo i commenti, anzi alcuni dei commenti sotto i video, perché ogni volta leggerli tutti è un po' un casino. Però piano piano ce la faccio. E ho letto di tantissime persone che ogni volta mi chiedono se ho le labbra rifatte adesso, quindi sfatiamo questa cosa, perché anche sotto le foto mi viene richiesto. A parte, vabbè, ci sono alcune pose che logicamente le labbra sembrano più grandi, tipo se mi metto così vuoi mettere, soprattutto oggi poi che ho addirittura il gloss, vi faccio vedere meglio la luce. Se io mi metto normalmente, se mi sforzo un pochino,
E sembra subito filler, come se non ci fosse domani. In realtà, molto semplicemente, io ho le labbra cornose di mio, fortunatamente. Poi, la mia fortuna è di avere il bordino delle labbra scuro. E questo le rende molto più tridimensionali, molto più grandi. Però, fondamentalmente, questo è. Così sfatiamo anche questa cosa, perché non c'è nulla di male, non ci sarebbe stato nulla di male nell'averle rifatte. Però, se posso averle così naturali, insomma. Meglio, anche se io aggiungerei un po' di volume sopra perché la parte sotto è più grande e qui di lato. Chissà che un giorno non lo farò, vedremo. Comunque, per ora sfatiamo questo mito perché se no qua continuate, continuate, continuate. La maggior parte delle persone che me lo richiedono o magari non mi conoscono da tanto, sono iscritte da poco, quindi insomma sempre questa categoria è, lo diciamo una volta per tutti, no, non ho le labbra rifatte, però non ci sarebbe nulla di male nel farlo. Così. Allora, vi faccio vedere l'outfit anche se probabilmente stasera lo cambierò perché per adesso mi sono messa proprio una robetta così perché sto facendo tardi. Come sempre, ultimamente non so perché ho sta cosa di far tardi. Ho messo questo felpone tipo enormissimo, bellissimo, caldissimo di Pull&Bear, questo con Mickey Mouse. I jeans invece sono di Zara, questi con lo sfrangiamento. Poi ho messo un calzino un po' alto, se no c'ho freddo. E le Stan Smith. Questa qui bold. Mi si è staccato l'inizio di questa ciglia finta, ma non ho sbattimento di mettermi a riattaccarla. Quindi vado così e chi se ne frega. La borsetta così normale, giacchetto e la pellicetta con la nera. E basta, devo prendere una busta perché devo portare delle cose a una delle amiche. E poi si va. Sono appena tornata, penso lo possiate capire dai miei capelli che sono una roba fantastica. Però quando li lavo e li piastro lo stesso giorno e fuori c'è vento, that's the result. Poi adesso, solita postazione da bagno, sperando non mi caschi tutto. Vado un attimo a... Ah, vedete già si sono tutti annodati. Li pettino e poi, visto che stasera usciamo e appunto andiamo al Giappo, penso proprio che mi toglierò le cigliozze perché non sono abituata ad averle, soprattutto con gli occhiali sono una cosa oscenissima, non fate caso qui. Quindi le tolgo. A mio male il cuore, perché sono fantastiche, però volete mettere... Ho la comodità di non averle e mi metterò il mascara. Mi metto questo di Mulac, che è il gentleman, che sta al contrario sicuramente, però non ci vedo. Ci siamo visti con le mie friends, abbiamo preso tipo un aperitivo, io il cocktail che ho preso, arancia e cannella, buonissimo. Io come sapete non bevo alcolici, neanche analcolici perché proprio non mi piacciono. Poi una mia amica abita un po' lontanino, quindi siamo uscite verso le 4. Siamo tornate adesso che sono le 6. In più devo fare il 6 permanente a mia madre. E poi appunto dobbiamo uscire, quindi per cercare di mettere insieme tutte queste cose devo fare tutto un po' di fretta. Però almeno la cosa dei video me la sono tolta. Ma tanto non finisce qua perché anche domani e lunedì dovrò fare qualcosa. Poi ci sono quei giorni, dovete sapere, per noi youtuber, penso un po' per tutti, in cui vogliamo proprio registrare i video a rotta di collo, cioè a non finire. Infatti ieri sera mi sono addormentata pensando ai video da fare e mi sono svegliata pensando ai video che dovevo fare. Quindi diciamo che è un lavoro non stop il mio, però per fortuna mi piace. Allora, sto mettendo il mascara, logicamente sarà un po' tutto raggrinzito perché prima avevo le ciglia, però dai, alla fine non è malissimo. Anche il fondo sta resistendo molto bene. Vabbè, qui dove ho gli occhiali si toglie sempre. Questo è lo struggle di chi ha gli occhiali. Vi faccio vedere, rimane tutto il fondotinta. Il vlog di oggi è proprio molto vago. Io lo dico di tutti i miei vlog, ma questo li batte tutti. Poi, appunto, non ho potuto riprendervi le mie amiche perché sapete cosa succede? Quando usciamo, io dico, guarda, sto vloggando, posso riprendervi? E loro, tipo, oddio, no, ti sono struccata, la prossima volta dici. Stavolta io l'ho detto, mi fanno no perché non mi va di truccarmi. E quindi c'è, nel senso, dimmelo prima. Guardate chi c'è, il mio cane che mi dà baci. È molto viscido. Cioè non si può essere così, guardate. Si è messa qui. Andiamo, andiamo, andiamo a lavorare. Dovete sapere che mia madre si droga. Di? La troccano. Dove stando piuttosto? Non l'ho trovata. Allora, Hai lei visto come ha la vedo? una passione barra droga per il brioschi, quella cosa effervescente Ma che ossia. ti fa digerire, e se ne sforna un barattolo a settimana. Ma Quindi io ieri l'ho che preso e gliel'ho nascosto, adesso è tipo in carenza e quindi mi sta...
No, pure prima supplicami. Camera mia, fa, tu stai. No, ti prego. Da prima cosa ci sta? Ti ho detto adesso come i drogati, piano piano te ne do una dose. Non me l'hai mai data. Finché. E poi ricordo dose. Finché. Niente, basta. Non me l'hai data la dose. Vabbè, adesso dai, andiamo a fare questa cosa delle unghie. Sì, appunto, fatto. Non c'è tardi. Ecco. Eccoci qua, abbiamo finito la drogata di Brioschi. Ecco, appunto, niente, l'ho fatto anche in tempo. Fai vedere come le abbiamo fatte. No, chiudi un po'. Che c'è da dire? Ecco qua. Stiamo ordinando le cose. Siamo un po', quindi ci vorrà un po'. Giorgia saluta. E poi vi faccio vedere tutte le cosette buone. Eccoci, primi piatti e primi danni. Perché guardate cosa mi sono fatta strusciando qua sopra. Bello, bello. Eccoci tornati. Io mi sono messa la mia fascettina di Primark, così inizio a struccarmi. Anche se c'ho tutti i peli di Wanda più si vede sul viso. E qui c'ho la mia bellissima macchia di cui mi ero scordata, mi sono appena ricordata. Comunque, mi devo struccare. Questo fondotinta, contate che ce l'ho su da un po', ed è quello di NARS, nuovo, che vi sto facendo vedere nell'ultimo video. Mi piace come effetto sulla pelle. L'unica cosa che non mi convince, e l'ho fissato bene e per diverse volte durante la giornata, è il fatto appunto che se io faccio di questo, cioè mi rimane l'impronta sulla mano, sugli occhiali, per quanto era scivoloso, appunto mi scivolavano sul naso. Questa cosa altri fondotinta non me l'hanno mai fatta, o meglio, fondotinta di bassa qualità me l'hanno fatta, però di un fondotinta ad alta prestazione come questo non me l'aspettavo. Quindi se non portate gli occhiali e se non dovete tenere il trucco per tanto tempo, ve lo consiglio. Se no, non lo so. Cioè, perché comunque il finish è rimasto bello anche dopo tanto tempo che l'ho su. È proprio una questione pratica. Quindi adesso io lo vado a struccare. Provo con l'acqua micellare, quella classica, vediamo un attimo. Comunque, penso questo vlog rispetto a quelli più recenti che ho fatto, che erano di 20, anche 25, quasi 30 minuti, questo sia un po' più corto degli altri. Però ecco, oggi sono stata praticamente super impegnata, e più sono impegnata a far cose, più non riesco a vloggare. Però ci tenevo comunque a farne uno, perché era un po' che non lo facevo, e dopo un po' che non li faccio mi mancano, quindi spero apprezzate lo stesso. Comunque devo dire, si strucca bene. Quindi ecco, anche se magari questo vlog sarà un po' più corto degli altri, adesso non so perché non ho ancora visto, spero comunque di tenervi sempre compagnia, anche perché io quando guardo i vlog delle altre youtubers varie, che siano italiane, inglese eccetera, anche se sono corti comunque mi tengono compagnia. Poi i vlog sono una di quella categoria di video che vedo sempre, cioè a prescindere, proprio mi incuriosisce la vita degli altri. Però ecco, la mia vita sapete che non è che è proprio avventure ogni giorno, ogni secondo, una vita normalissima, al contrario di quello che magari qualcuno può pensare. Poi io personalmente sono una persona molto attaccata alla routine, cioè se mi stravolgi la mia routine è praticamente un casino, cioè non vado in tilt, non ci credo più nulla. Mi piace fare cose diverse, per carità, però mi piace sapere, proprio così, solo sapere il pensiero di avere quell'ora libera in cui fare le solite cose, che sia un video, montarlo, guardare una serie, e che non mi venga stravolta quell'ora. Poi per il resto va tutto bene, quindi va un po' così. Ah, una delle prime volte che mi strucco è che non mi rimane la colla delle ciglia finte. Fantastico. Quindi io direi che ci salutiamo direttamente qua con la fase struccaggio, perché tanto vado a dormire. Al massimo penso dopo mi farò una maschera, perché è un po' che voglio farla, oppure altrimenti domani mattina, perché poi alla fine non è neanche così tardi. Però sono proprio stanca questi giorni. Sono stata quei 2 giorni in ospedale, 2 giorni e una notte, e chi come me c'è stato a fare qualche ricovero o qualcosa sa che il tempo non passa mai. Non sono riuscita a dormire tutta la notte, perché non è un hotel, stavamo in una stanza da 4, quindi le altre 3 persone la notte avevano dei problemi, avevano delle cose, le infermiere dovevano venire, far casino, quindi insomma non è che abbia dormito tantissimo, e io accuso tanto 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 questa cosa, quindi sto cercando un po' di riprendermi. Quindi, visto che ho finito lo struccato, adesso passo al tonico, perché ricordatevi che è una fase importantissima, importantissima dello struccato, e poi vado a ninna. Io vi mando un grosso bacio e vi aspetto ai prossimi video, prossimi vlog, prossime avventure, eccetera eccetera. Ciao!